La riapertura della Casa dei Bicentenari dopo 35 anni è solo una parte di un percorso che è cominciato da qualche anno e che continuerà per molto tempo e che contiene in sé molte delle cose che sono state oggetto della sfida della riforma dei beni culturali, dei musei, dei parchi archeologici. La trasformazione in parco archeologico autonomo, prima Ercolano era una parte della Soprintendenza Speciale di Pompei e quindi un'autonomia scientifica e gestionale che ha iniziato a dare frutti da subito, la collaborazione con un privato della forza e dell'importanza di David Packard e della Fondazione Packard, che è cominciato 20 anni fa e che in questa collaborazione virtuosa, abbiamo sentito adesso il sindaco, è un modello per molti altri siti archeologici e per molti altri musei, perché io mi aspetto non soltanto forme singole di collaborazione, che sono sempre utili, l'Art Bonus dà anche gli strumenti per avvicinare i privati alle donazioni, alla collaborazione con i beni culturali, ma anche delle forme di partnership permanente sul modello proprio di quanto è avvenuto a Ercolano e che può essere imitato negli altri siti. La terza, perché è la prova di, nella concretezza delle cose, delle cose che stavano al cuore della riforma, cioè come separare tutela da valorizzazione, voleva dire far funzionare meglio sia la tutela che la valorizzazione, e voleva dire svolgere la funzione che la nostra Costituzione ci impone all'articolo 9 di tutelare il patrimonio storico-artistico della nazione e il paesaggio, ma contemporaneamente di fare diventare questo lavoro un veicolo di riconversione, di crescita economica, di sviluppo. E lo diceva adesso Ciro, l'investimento sul sito e sulla crescita di questo sito archeologico cambierà, sta cambiando e cambierà il volto di tutto Ercolano, la parte moderna e la parte antica nella loro integrazione, riconvertendo anche una parte della vocazione di questo territorio. Quindi molte cose che stanno insieme. Mi fa piacere, è soltanto l'inizio, complimenti a tutti, inauguriamo la Casa del Bicentenario e vedrete che nei prossimi anni le sorprese arriveranno. La Fondazione Packard ha un bellissimo progetto che io non svelo, è un progetto straordinario, è importante che prosegua nella collaborazione pubblica e privato, che ha al cuore un'idea che io penso lo Stato debba sostenere e rafforzare, ricollegare il sito al mare.